gol. E poi gol! Quindi Toscano lascia Sarri, Sarri salendo in mezzo per Laudanno e contatto! Sommella rivista la taglia, sotto, anche Giorgio! Sommella! Ecco a cercare Peluso che perde palla, attenzione a Sarri, il sinistro! Sorgente, va Carbone! Italo, prova Pezzuoli in avanti, Pezzuoli prova a girarsi a destra! Ferretti con Mancino! Il super gol di Ferretti! Tutto è pronto per l'undicesima giornata in Serie B. Vedrà affrontarsi quest'oggi le team in maglia bianca dalla sinistra alla destra dei nostri teleschermi, opposti a loro i ragazzi e Fuck Boys dalla destra alla sinistra dei nostri teleschermi. Sul punto di battuta proprio i ragazzi di Leone e del presidente Dario Russo Lillo si presteranno a battere quindi questo calcio d'inizio. Si parte con Tartaglione sul punto di battuta. Inizia qui la gara, Citro quest'oggi innesto di qualità, appoggia subito, conquista di nuovo palla, centralmente si appoggia a Tartaglione, Tartaglione rientra su Pelliccia, occhio ancora a Tartaglione che prova la conclusione, Chillemi la battezza al lato, occhio, Schioppo ti inserisce, Schioppo, destro avvicinato, approfitta di un'incertezza difensiva e va ad insaccare il gol dell'1-0 di sempre di bomber Pierpaolo Schioppo. Prova il mancino, Murato, allora con questa palla Schioppo, in mezzo a tre avversari, alla fine l'intervento in chiusura di Leone regala calcio d'angolo ai ragazzi. E infatti te l'ho detto, potevi farlo tu. Calcio d'angolo per le team, palla appoggiata a Schioppo, fuori Schioppo! Carlo Schioppo impensierisce notevolmente De Felice che poi riesce comunque a rimediare e poi la palla spazzata. Chillemi ancora il Leone, forse un po' non voluto questo cambio di gioco. Leone pensa al sinistro, Chillemi la buccia! Mamma mia, Chillemi! Voleva dare il 5 al pallone e involontariamente regala un gol agli avversari, 1-1. Pace da Schioppo, buon inserimento di Pelliccia che viene premiato, il tunnel danni un avversario, Pelliccia il tunnel ancora! E la rete del 2-1, azione personale di Francesco Pelliccia che trova addirittura due tunnel danni di avversari e va a portare su in vantaggio. Contrasto molto energico fra De Falco e Pelliccia, poi palla che arriva a Schioppo, servito Pelliccia, lo stop, due avversari contro, Pelliccia cerca spazio, il tunnel ancora di un avversario e poi Mario Pelliccia, Esposito, che salvataggio col piede. C'è Pelliccia in pressing, allora lo scarico è per Leone che spazza in rimessa laterale a favore dei team che vanno alla battuta con Francesco Pelliccia. C'è Lemito al limite, il destro, palla al lancio, Lemito, Pelliccia vince il rimpallo, trattene palla in campo, questo tiro cross ci arriva Schioppo, Schioppo, mamma mia Leone, una parata che vale un gol. Esatto, i nonni miei. Esattamente, ve lo diciamo. Pelliccia! Palla sul fondo. Recupera Tartaglione. Esposito, non riesce lo scambio. Abbiamo fermato il tempo quando. Ci siamo trovati. Occhio! Schioppo! Incredibile! 2 minuti! Fatto un po' di recupero. Sul punteggio di 2-1 per le team, finisce questo primo tempo. Ripartiamo, 2-1 il punteggio fra Fuck Boys e i team, in vantaggio questi ultimi, che hanno dalla loro sicuramente l'assenza di un portiere di ruolo per l'infortunio, ricordiamo, di De Felice nei primi minuti di questa partita, e comunque stanno conducendo soltanto di un gol, quindi un vantaggio di misura, una buccia di Chillemi ha regalato il gol che ha portato i rossi temporaneamente al pareggio. Comunque una bella partita, forse avrebbero potuto segnare di più i ragazzi in maglia bianca, un palo colpito da Schioppo tutto solo,
come di consueto. Lo vediamo Pelliccia. Secondo palo Mario Pelliccia, non arriva schioppo, incredibile. Segniamo anche io, tiro, eh. No, ma non può mai segnare schioppo. Tutto il lavoro che avete fatto in palestra. Hai capito? Esattamente. Schioppo, schioppo da due passi! Non smette più di sbagliare. Davvero vuole sbagliarne più che segnarne. Sceso ieri Dani. Al Baic. Tartaglione regala schioppo! Bravo, incredibile bravo. Schioppo, ma grande tartaglione in questa occasione. Non trova lo specchio. No, no, di più. Schioppo prende 4 e 3, proprio. 4.3. Esposito, lo stop, il destro, il palo, incredibile! Killemi paralizzato. Totto Leone. Guardalo, con la sua sbocciata. Occhio regalata, palla schioppo, colpisce ancora tartaglione. Non ne vuole proprio sapere. E io prendo le vostre belle schiene questa. Carlo Schioppo di appoggio a Pierpaolo. Non ci credo. Francesco Pelliccia, poi Schioppo. Gli tocco sotto. Palla al Leone. Esiste una carica. Leone si appoggia. Ancora Pelliccia. Pelliccia e Mancino. Palla sull'esterno della rete. Pelliccia il controllo adesso al volo. Dani. Palla Schioppo di destra, la traversa ancora. Ancora Schioppo, recupera palla, vediamo se prova il tiro, finalmente riesce a segnare e a spegnere le critiche per Paolo Schioppo, che ne sbaglia sempre il sessuplo. Ma chi tu? Ma chi tu? Pelliccia convece a cercare Mario Pelliccia, l'uscita di Citro, con grande sicurezza, ce l'ha ancora Leone. Leone cerca tartaglione, il mancino fermato, la tartaglione ancora Killemi. Rinaldo. Superlativo. Tartaglione. Per Citro. Citro rientra. Leone. Leone e mancino, Killemi. La para. Allora può arrivare Leone. Occhio 2 contro 1. C'è Citro. 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 Il 3-2 dei Fuck Boys. Sempre negli ultimi minuti riescono a trovare la rete che accorcia le distanze. Esposito si appoggia, capisce tutto Schioppo. Schioppo contro Rinaldo, doppi passi. Perde il contrasto poi, c'è ancora Carlo Schioppo. Prova a entrare in area, palla dentro, l'uscita, Schioppo! Non lo può mai fare. La rovesciata. E il gol di Schioppo, incredibile, l'ho detto io, sbaglia quelli più facili e fa quelli più difficili, la dedica. Rinaldo, retropassaggio rischiosissimo, ne fa come, no, come puoi dire. E sul punteggio di 4-2 finisce Carlo qui Schioppo. Questa gara. Noi andiamo da Carlo Schioppo, a sorpresa, il migliore in campo. Vieni qui Carlo. Eccoci con Carlo Schioppo, decretato il migliore in campo in questa gara vinta per 4-2 dalle team contro i ragazzi dei Fuck Boys. Non sei andato in rete, però comunque hai fatto una prestazione davvero notevole. Ce la vuoi raccontare un po' questa partita? Io sinceramente ho giocato proprio una chiavica. Ho giocato proprio una chiavica, però vorrei dare merito. Premio segreto, dai, premio segreto. Vabbè, sì, però il più bel gol della partita. Secondo me l'MVP doveva andare a lui perché. No, ma allora, per un semplice motivo. Per quale motivo non è migliore in campo per Paolo Schioppo? Per Paolo Schioppo. Per Paolo Schioppo. Non lo so più che lo sto avendo sempre. No, non lo può avere perché, cioè, voglio dire, se mantiene la media di 3 gol sbagliati ogni uno segnato. Solo 3. 3 gol fatti a partita. 3 ogni uno segnato, ne fatti a partita. Sono 9 che se ne mangia. Ma secondo me anche di più. Senti, allora diamo la parola al capitano, già che ci troviamo. Capitano, ma non può essere il capitano. Io sono il vice. Diamo la parola al vice capitano. Vai via. No, io vado da lui. Capitano sono io. Bene, e senti. Parla lui. Decidi tutto tu. Volevo dare merito. Senti, vittoria è importante quest'oggi. Forse magari la siete cavata. Per Paolo Schioppo, capitano e presidente, paga lui il campo oggi. Grazie. Ma sento male. Lo paga anche agli avversari. Posso parlare? Sì. No. Parlo io. Più difficoltà del previsto forse questa vittoria? È stata sudata, però ci siamo mangiati tanti gol. Soprattutto chi se l'è mangiato? Vabbè, il grande Piero, però ne ha fatti 3. Pure io qualcuno me ne sono mangiato. Però una buona prestazione, solida. Senti, pausa natalizia a breve, pensi che vi possa penalizzare questo periodo? Soprattutto a chi già... Si sentirà soprattutto il cibo nelle forze, nelle forze della squadra. Va bene, l'obiettivo vostro per questo 2013, secondo te come squadra, è stato realizzato? Sì, penso di sì, vincere.
si può fare di più, però l'importante è 2014, l'importante non è partecipare. Va bene. Dico sempre, l'importante è vincere. Su queste affermazioni pesanti noi ti diamo il nostro allenamento. Aspetta, Olga, questo è per te.